Buonasera, sono Franco Verdana e sono membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza. Sono un ricercatore, uno scienziato, molto quello che appunto lavora soprattutto con i numeri, però sono veramente felice e piacere di essere qui e darvi il benvenuto a nome del Festival, a nome della città di Genova, per questa iniziativa che è tipica e atipica, ecco, tipica nell'ambito del festival, perché il festival ha proprio una sezione che è dedicata alle arti umane e in questo contesto ci sono già state e ci sono diverse iniziative di arte e scienza sinistra. A mio parere sempre troppo poche rispetto a quanto ce ne vorremmo. Personalmente io devo dire non ho un grande orecchio musicale, ho sentito le prove e ho già avuto modo di capire che mi divertirò molto, ho altre professioni artistiche e quindi devo dire, ripeto, sono veramente felice di darvi il benvenuto e di ascoltare con voi cosa ci diranno gli esperti sia dal punto di vista più matematico sia dal punto di vista più canoro musicale e non solo, perché come giustamente diceva il dottor Gambaro, sono belle queste contaminazioni tra lati artistici e lati scientifici ma anche tecnici, e le biblioteche sono dei progioni della tecnica anche, perché la stampa, che viene poco studiata a scuola, è stata un'innovazione per all'epoca che ha cambiato proprio il modo di conoscere. E quindi io ti farò qualche piccolo così, cameo rispetto ai libri e alla stampa, non solo i libri a stampa ma anche. Dall'intragrama agli Erz, i segni della musica in una magica atmosfera, speriamo, già la sala vedete che è magica. Non so quanti di voi conoscano la Biblioteca Universitaria di Genova, che non è moltissimo che sia stabilita in questi splendidi locali dell'ex Rettoria. Comunque gli obiettivi di questa contaminazione, di questa conferenza spettacolo, sono dal punto di vista scientifico quelli di illustrare le caratteristiche del suono, con particolare enfasi sugli aspetti che caratterizzano, proprio la musica, cioè l'intensità, la frequenza e il timbro. E questo sarà compito del professor Alessandro Iskra, che è ingegnere, docente dell'Istituto Tecnico Mazzini, liceo Mazzini, e docente di matematica e fisica, e con quale collaboriamo da parecchi anni, diciamo anche nel laboratorio. Spesso le materie che vengono così esposte durante il tempo della scienza poi diventano durante l'anno anche dei laboratori con gli studenti delle scuole, soprattutto licei. Ma poiché la principale peculiarità di questo evento è appunto la caratteristica multidisciplinare, a questa parte scientifica accompagneremo un percorso di evoluzione del segno del festival, notazione musicale, a partire da quella alfabetica fino al mensurale, eccetera, proprio per vedere dai nostri giorni come si è arricchita, come è evoluta, come sono evoluti questi segni e simboli che vogliono rappresentare effetti sonori e più frequentemente utilizzati convenzionalmente adottati dai musicisti anche oggi. Ecco, questa parte verrà interrotta da appunto dei miei piccoli interventi su quello che vedrete sullo schermo, cioè le notazioni musicali che sono contenute dentro a libri, volumi spartiti che fanno parte del patrimonio della biblioteca. Quindi io farò dei piccoli interventi non solo sui libri ma anche su alcuni personaggi, poi vedremo. E poi naturalmente abbiamo una parte di questo.
e musicale, non solo questa parte sulla notazione verrà svolta dal maestro del coro della scuola musicale Giuseppe Conti, che è una scuola molto importante in Liguria, con la quale collaboriamo da qualche anno, e il professor Claudio Isoardi, il maestro Claudio Isoardi, che è un tenore che interpreta il teatro a colore del Capo Felice, ed è anche il direttore del coro, appunto, della coppia. E lui ci farà questa parte di conferenza, ma anche la parte pratica, canterà, ci sarà un piccolo intermezzo e poi ci sarà naturalmente alla fine il coro. Io spero che vi divertiate. Buonasera. Buonasera, allora prendo la parola io, Alessandro Isca del Liceo Mazzini, e mi rivolgo prevalentemente a questa parte che durerà circa mezz'ora, che è la parte prettamente scientifica. È particolarmente dedicata alle scuole, visto che io insegno a scuola, e vuole anche fare in modo che le classi che sono venute, quindi che si sono anche organizzate a essere insieme in tutto, diciamo in un orario abbastanza tardo, visto che stamattina hanno avuto lezione, forse hanno anche dei compiti da fare per domani, e cercando di fare in modo che le due ore dedicate qui abbiano anche, arricchiscano anche il loro contenuto scientifico e possano integrarsi con quello che fa la scuola. Quindi mi scuso l'uditorio, se in certi momenti userò un linguaggio un pochino più tecnico, è una cosa necessaria perché gli studenti possano uscire di qui, diciamo, con qualche contenuto più approfondito in tasca. Ovviamente è tutto calibrato in modo che sia tutto alla portata di tutti, tuttavia, appunto, mi scuso in anticipo se ogni tanto per qualche minuto posso scegliere in un dettaglio matematico lievemente più spinto. Intanto poi, passata questa mezz'ora, che non è così spessa e sia chiaro, tutto va in discesa e diciamo si raccorda la parte scientifica con la parte artistica, coinvolgendo probabilmente maggiormente l'interesse e diciamo spero anche l'entusiasmo di tutti. Allora, come ha anticipato la dottoressa Cartareggia, si voleva fare un breve ripasso e diciamo qualche precisazione sulla natura del suono. E allora si potrebbe fare un'introduzione molto più ampia, però deve essere un po' mirata a quello che è il tema del festival, cioè il festival è centrato sul segno, quindi tenete conto che al di là del dettaglio che è stato dato dalla dottoressa, diciamo che noi abbiamo fatto il possibile per non uscire dal tema, quindi quello che raccorda le tre discipline, cioè la competenza mia con quella del maestro di musica del coro e della dottoressa Cartareggia, e poi accompagnarvi nel percorso storico che ha portato ai segni della musica e quindi diciamo al pentagramma come venivano rappresentate le note. Questo è veramente l'elemento che collega le varie parti, però diciamo la trattazione almeno scientifica risulterebbe incomprensibile se non si fa qualche richiamo sul suono, e vogliamo farlo in un'ottica un po' diversa da quello che si può magari trovare anche facilmente su web, ad esempio sulla Wikipedia, cercando di puntare direttamente su sulle caratteristiche che ci interessano di più. Intanto, chiedo soprattutto agli studenti, noi qui in questa stanza viviamo immersi nell'atmosfera, giusto? Nell'atmosfera è formata in questo caso dall'aria che possiede una sua pressione, ok? Chiedo agli studenti che cosa si misura la pressione, che unità di misura conoscete? Ditelo, qualcuno lo dica più forte? Il Pascal, ok. Non scendiamo adesso nel dettaglio a collegarlo al punto del metro quadro, ma intanto, visto che è stata citata questa unità di misura, la pressione atmosferica quanto vale all'incirca in Pascal? Quindi 100.000 all'incirca. Ho lasciato, diciamo, ho aspettato una vostra risposta per aprire subito le slide, sono pronte, non ci fanno perdere tempo, tuttavia ho detto prima di dire tutto io, preferivo una versione più interattiva con gli studenti. E quindi, parlando di pressione dell'aria, noi viviamo immersi in un gas. E come fa a essere compresso questo gas? Perché quando noi vogliamo comprimere un gas lo dobbiamo chiudere da qualche parte, pure l'atmosfera è libera. E è così tanta l'aria
grado di trattenere un'atmosfera che quindi dopo un po' di anni, a seconda di quanto è grande il corpo, sfugge via. La massa della Terra è sufficiente per trattenere tramite la sua forza gravitazionale, tenere l'atmosfera compatta sulla Terra senza che si disperda e consentirci di vivere. E così quindi constatiamo che gli strati dei diari e le quote più elevate comprimono gli strati più bassi. Questo sembra essere abbastanza lontano dal suolo, ma vogliamo avvicinarci subito. Come avevate detto, giustamente, la pressione dell'atmosfera è di circa 100.000 pascal, c'è un valore standard ottenuto anche attraverso trattazioni storiche e diciamo percorsi storici abbastanza interessanti, che porta il valore ben conosciuto dagli studenti che studiano queste cose, 100.325 pascal, che in una vecchia unità di misura sarebbe 1013,25 millibar, cosa che non deve annoiare neanche il resto dell'uditorio, perché sono quei valori che poi si trovano dai previsori meteorologici. Quando la pressione è superiore a quel valore si parla di alta pressione, si spera del bel tempo, quando è più bassa si parla di bassa pressione. Evidenziamo per gli studenti del liceo il pascal, in quanto usano questa unità perché è quella del sistema internazionale. Per chi ha più confidenza con quella più vecchia usiamo il millibar, detto anche il pascal, ma non andiamo oltre nel dettaglio. E ci chiediamo, e lo chiedo soprattutto alla scolaresca, alla parità di quota, okay? Alla quota delle vostre teste, in questa stanza la pressione è omogenea o ci sono forti variazioni, ad esempio dal fondo a dove c'è la porta, secondo voi? In questo momento la misura su in un punto è omogenea o è molto variabile? Prego? Qualcuno azzardi una risposta? Ma anche i corpi degli altoparlanti cambiano la pressione. Certo, adesso arriveremo. Diciamo che qualcuno ha detto omogenea, un po' come ci chiede. Prendessimo una bacinella d'acqua, ci potremmo chiedere se intuitivamente, lasciando l'acqua a riposo, il livello dell'acqua è costante o è prolungato. Se non tocchiamo la bacinella e non cemento, la risposta è costante, perché se lo perturbassimo, laddove l'acqua è più elevata, ad esempio perché si è avuto un sasso, c'è una condizione di squilibrio e quindi l'acqua, il livello di acqua più elevato cerca di uniformarsi attraverso una propagazione per onde, che sono poi quelle che chiamiamo onde marine se siamo al mare, ok? Infatti, se ci fosse, ad esempio, qua dietro qualcosa che si fosse in grado di generare una pressione costante più elevata, un po' come succede nel momento in cui noi facciamo esplodere un palloncino dove l'involucro otterrebbe l'aria lievemente più compressa rispetto alla pressione che abbiamo intorno, ovviamente questo eccesso di pressione creerebbe uno scostamento d'aria che vorrebbe equilibrare i livelli dappertutto, ok? Però, come diceva giustamente il signore, nel momento in cui buttiamo un sassolino sulla superficie dell'acqua, creiamo una perturbazione sul livello che si propaga in tutta la bacinella sotto forma di onde. E la stessa cosa accade nel momento in cui noi battiamo le mani, diamo uno schiocco di dita, oppure si stanno muovendo le membrane interne di quelle altoparlanti, ok? Che cosa fanno? Io ho portato questo foglio apposta. Nel momento in cui noi diciamo la pressione qui omogenea, se io con questo foglio faccio rapidamente, cioè con un certo modo un po' energico, questo spostamento avanti e indietro, nel momento in cui io sposto il foglio in avanti, potete capire che il foglio vuole aumentare la pressione innanzi a sé, al punto tale che sento una resistenza nel momento in cui faccio questo moto. Che cosa succede? Che questo aumento di pressione intanto sarà estremamente modesto, poi lo valutiamo, crea un'onda che si propaga dappertutto. Non ascoltate niente per una caratteristica che ha il nostro orecchio, di cui da un attimo parliamo. Ecco quindi che questo equilibrio di pressione che ci sarebbe in questa stanza, ok, senza il quale tenessimo uno squilibrio costante, sentiremmo una forte corrente d'aria, può essere invece perturbato non tramite una corrente d'aria, ma tramite una variazione periodica.
periodica e oscillante della pressione. Ovviamente io posso muovere questo foglio in diversi modi. Mi metto di lato, primo modo, così. Secondo modo, più o meno vedete, vado avanti e indietro una volta al secondo, compiendo uno spostamento di circa 20 cm. Posso fare la stessa cosa, sempre a un'oscillazione al secondo, però con un movimento più modesto. Che cosa ho cambiato delle onde che produco, anche se non sentiamo niente? Ho cambiato l'entità probabilmente dello spostamento dell'aria e forse l'entità della pressione. Questo è quello che sul suolo si trasferisce col concetto di ampiezza. Poi ci chiediamo perché non sentiamo nulla, ok? Però se questo fosse davvero suolo, e se dedichiamo 5 minuti a ciò, vuol dire che non siamo tanto lontani dal suolo, in questo modo io produrrei un suono a bassa ampiezza, in questo modo produrrei un suono ad ampiezza più elevata. Posso però decidere invece di andare avanti e indietro una volta al secondo, così come mettendocela tutta con tanto impegno, più di 4-5 volte al secondo avanti e indietro non posso andare, compiendo la stessa escursione, ok? Approssimativamente in questo caso avrei cercato di tenere inalterata l'ampiezza, ma avrei cambiato qualcos'altro, il numero di oscillazioni al secondo che si ripercuote sulla frequenza del nostro suono, ok? Questo per richiamare questo concetto che probabilmente forse avete già incontrato, lo chiedo alle vostre professoresse, l'avete trattato questo tema, sì, non ancora, perché chiaramente il suono rimane un argomento, soprattutto in un liceo classico, di difficile gestione per le poche ore che si hanno. E perché non si sente nulla? Perché qualcuno di voi, forse se non ha ancora visto le scuole superiori, ha dei ricordi sia per sua cultura personale che dall'insegnamento impartito dalla scuola media, a mano io riesco a arrivare a 3-4 oscillazioni al secondo, che con un'unità di misura più corretta la andiamo a chiamare 3-4 Hz, mentre queste onde il nostro cervello le comincia a percepire nel momento in cui la frequenza è almeno superiore a 16 Hz, ok? Che non riesco a riprodurre a mano. Riusciamo a produrre queste vibrazioni tramite le nostre corde vocali, tramite gli strumenti musicali, tramite i produttori acustici, quali gli altoparlanti, e prendendo un attimino in mano uno, portato scollegato, perché con la ristrettezza dei tempi non ci permette di collegarlo, anche perché poi quello che si impara vedendo la membrana muovere, è abbastanza intuibile, lo dico soprattutto agli studenti, ma lo richiamo anche agli altri, il pannello, il libretto che io avevo che si spostava avanti e indietro è sostituito a tutti gli effetti da una membrana molto simile che io sto spingendo avanti e indietro e probabilmente la vedete muovere, ma viene poi mossa avanti e indietro da un elettromagnete, cioè una specie di calamita che però è azionata da segnali elettrici. A questo punto si supera ampiamente quel limite delle 4-5 oscillazioni al secondo, coprendo tutto l'insieme di frequenze che l'orecchio è in grado di udire, che va da 16 Hz a 20.000 Hz. Poi c'è un altro modo che io posso, c'è un'altra cosa che può distinguere un suono da un altro, a parità di frequenza, io posso compiere questa oscillazione, e questa oscillazione è un andamento del tempo dello spostamento del mio foglio, che vedete che in questo caso è abbastanza dolce, potrebbe essere ad esempio, io non ci riesco a mano, essere un moto armonico, ok? Oppure può essere un movimento a scatti, sempre nella stessa frequenza. Cosa cambia quando il suono diventa udibile da un movimento armonico a scatti? Cambia quello che si chiama timbro del suono, ok? E quindi, come diceva la dottoressa Cartareggia, visto che il nostro compito è intanto introdurre le caratteristiche del suono, abbiamo intensità o ampiezza, frequenza e timbro, ok? A questo punto questa trattazione ora termina per andarci a questo punto a chiedere: è importante capire oggi che il suono è formato da onde? Non tanto perché vogliamo capire che segni usa il musicista per riprodurre il suono
E però arrivare a questo, visto che l'introduzione è matematica, ci chiediamo oggi cosa ci interessa del suolo. Ci interessa che una variazione della pressione dell'aria che colpisce in qualche modo il nostro orecchio e si trasmette fino al timpano, che poi trasmette le sue vibrazioni al cervello, e noi percepiamo questo sotto forma di suono, ok? Tutti sappiamo cosa succede cambiando l'ampiezza o l'intensità, ok? Aumenta o diminuisce il volume, cosa succede cambiando la frequenza? E ne parleremo da poco, e perché può essere così importante il timbro, ne parleremo altrettanto da poco, ma non vogliamo, diciamo, divagare troppo per non rischiare di andare fuori tema. L'alimentazione della rete in modo tale da avere anche un'immagine più stabile. E allora, se qualcuno ricorda che il suono è formato da onde, un po' come le può paragonare le onde del mare, noi sulla spiaggia le onde le vediamo arrivare dal largo verso di noi, però noi oggi non dobbiamo pensare di essere sulla spiaggia per immaginare le onde sonore che viaggiano in qualche modo, pur non trasportando materia. Dobbiamo pensare come le percepiamo sulla barca, soprattutto sulla barca all'interno, senza guardare fuori. Le onde le percepiamo, per chi soffre mal di mare è un'esperienza non piacevole, lo sappiamo, ma le percepiamo come? Come qualcosa che ci crea un saliscendi, ok? Analogamente noi dobbiamo oggi concepire il suono come una vibrazione che arriva già al nostro orecchio, senza preoccuparci di come sta viaggiando, ok? Quindi vuol dire che da questo momento per noi il suono è una variazione della pressione dell'aria che si manifesta vicino al nostro orecchio. Quando gli studenti hanno detto giustamente che la pressione atmosferica è di circa 100.000 pascal, ok? Usiamo questo valore approssimato, invito gli studenti a formulare qualche ipotesi. Un suono come quello che sto emettendo io e arriva al vostro orecchio parlando del microfono, secondo voi di quanto fa variare la pressione atmosferica? Se non lo sapete, provate ad azzardare dei valori, così ci arriviamo insieme. Allora, lei se non parlasse sarebbe stabile, invece secondo voi sarebbe stabile sui 100.000 pascal. Parlando, secondo voi di quanto varia? Qualcuno provi a azzardare un valore. Centesimo pascal, millesimo pascal. Ecco, siamo in quell'ordine di grandezza. Allora, l'orecchio riesce a sentire variazioni minime pari a 20 milionesimi di pascal. Potete quindi capire quanto è sensibile come organo, ok? E potete capire perché non abbiniamo il suono a una variazione di pressione, perché è veramente molto piccola rispetto alla pressione standard che ci avvolge. Viviamo sotto 100.000 pascal, se di questi 100.000 pascal li aumentiamo di 20 milionesimi alla frequenza giusta, l'orecchio è già in grado di sentire qualcosa. Sono i suoni appena udibili. Diciamo che quello che arriva a voi tramite la mia voce può essere dell'ordine del millesimo di pascal o centesimo di pascal, come diceva lo studente diplomato l'anno scorso, ok? Due anni fa, ok? Quindi abbiamo anche idea di quanto piccole sono queste variazioni. Allontaniamoci rapidamente da questa parte che a questo punto può diventare un po' noiosa, ma perché io sono voluto arrivare fino a questo concetto? Per chiederci a questo punto, ascoltiamo una musica meravigliosa che ci piace. E la domanda, quindi, qualcuno l'ha già fatta per noi, come spero possa essere quello che vi aspetta dopo, ok? Lo spettacolo, oppure qualcosa a cui siete particolarmente affezionati. Vi piace tanto e volete in qualche modo riprodurla il giorno dopo, due giorni dopo, eccetera. Se è stato chiaro quello che è stato detto fino adesso, a prescindere, facciamo un approccio solo scientifico, non a questo punto di carattere musicale. Cosa ci serve per poter risentire quello che ci è piaciuto? Dovremmo avere la possibilità di ricreare vicino alle nostre orecchie quelle variazioni con lo stesso andamento del tempo come le abbiamo sentite nella prima riproduzione del nostro suono. Cioè, se si
siete d'accordo, e questo diciamo cerca di avere un livello adeguato a tutti. Se noi potessimo in qualche modo poter memorizzare l'andamento, che qualcuno può pensare essere il grafico dell'andamento della pressione del tempo, esattamente come l'abbiamo sentito la prima volta, e riprodurlo alle nostre orecchie così come l'abbiamo risentito, riprodurremo in modo fedelissimo il brano musicale che abbiamo particolarmente apprezzato. Siamo tutti d'accordo? Quindi, come vedete, la registrazione e la riproduzione di un brano musicale, qualsiasi esso sia, si traduce già introducendo il concetto di segni. Preferisco il grafico perché il tema del festival è il segno, quindi è quello che più riguarda in qualche modo qualcosa che si scrive sulla carta piuttosto che una collezione di dati, ok? Basterebbe metterci in tasti in qualche modo registrare il grafico, senza scendere in dettagli tecnici, ma comunque, visto che questo fa parte delle, diciamo, della diversione importantissima storica che verrà fatta da poco, ecco quindi che per ascoltare questo tra virgolette brano meraviglioso dovremmo essere capaci di acquisire, archiviare e produrre la variazione di pressione del tempo così come si è presentata alle nostre orecchie la prima volta. I dispositivi odierni più comuni che fanno questo sono per l'acquisizione del microfono che è integrato nei vostri cellulari per poter far sì che la vostra voce venga acquisita e vada a destinazione e per poter ad esempio registrare qualche lezione. L'archiviazione è oggigiorno possibile tramite le memorie dei computer, una volta si usavano i nastri magnetici prevalentemente, e la riproduzione è possibile tramite cuffie o altoparlanti. Quindi in qualche modo potete pensare che tutte le volte che vi portate in tasca un lettore di brani musicali, a differenza di un musicista, cosa fa il lettore? Legge da qualche parte il grafico dell'andamento della pressione che voi gradivate e si era associato, che era associato alla vostra canzone del cuore che preferite sentire più volte, ok? Ecco, siccome abbiamo due orecchie per riprodurre esattamente quello che abbiamo ascoltato la prima volta, ipotizzando di tenere la testa ferma, bisognerebbe stimolare le due orecchie come la stimolate la prima volta il brano che ci è piaciuto, ed è per questo che le cuffiette sono due e le registrazioni sono sempre in coppia, dando origine a quello che va sotto il nome di stereofonia, ok? Andiamo allora a passare a questi grafici. Quindi, ad esempio, questo potrebbe essere il grafico di un discorsino, qualche parola articolata su una durata di 3 secondi, particolarmente dedicato agli studenti perché manipolano quotidianamente le funzioni. Vedete che sull'asse delle ascisse c'è il tempo che va da 0 a 3 secondi, sull'asse delle ordinate c'è un andamento della variazione di pressione che va da meno 2 millesimi di Pascal a 2 millesimi di Pascal. Ci chiediamo, se noi produciamo il suono prodotto da quel grafico, cosa sentiamo? Ve lo faccio sentire subito. E poi ci chiediamo, è qualcosa che può avere in mano un musicista? E tra un attimo daremo una risposta, perché c'è anche qualche problema matematico dietro questo grafico, almeno visualizzato in questo modo. Melodia tratta da Freedom in Scavi. Vedete quindi che, a differenza di uno spartito musicale, il grafico contiene molto di più. Il grafico contiene la possibilità di riprodurre esattamente delle parole, cosa che, ad esempio, su quello che vedete qui non è possibile, ok? Le parole devono essere in qualche modo scritte. Però è comprensibile da un musicista un grafico di questo genere, se ci pensate assolutamente no, perché non ha neanche una correttezza matematica, in quanto ad ogni valore di x, ad ogni valore in questo caso del tempo, sembrano corrispondere tantissimi valori di y. Questo perché? Perché visto su una scala dei tempi non sufficientemente risoluta. Cioè io vi ho detto che questo grafico non è più
una funzione, però avrei commesso un grave errore matematico, non sapessi che in realtà è mal visualizzato. Cosa non mi avrebbe voglia di fare, avendo la possibilità di usare uno zoom per ingrandire o impicciolire questo grafico per capire se veramente rappresenta una funzione o no? Mi date qualche suggerimento? Cosa fare con lo zoom? Ingrandirlo o impicciolirlo ancora? Cerchiamo di ingrandirlo fin quando non appare qualcosa di più concreto, cioè di più meglio leggibile. Cerchiamo di visualizzarlo un po' meglio. Come potete vedere, a questo punto la leggibilità è decisamente migliore, perché adesso, mentre io lo sto mandando avanti, vedete che effettivamente sembrerebbe che ad ogni valore del tempo corrisponda a un solo valore di variazione di pressione, quindi compatibile con quello che si chiama funzione. Lo introduciamo? Melodia tratta da Freedom di Scavi. Il nostro applicativo ce l'avete tutto, un applicativo di facile reperibilità, poi vi lascio dei riferimenti per darvi delle istruzioni se vi servisse, gradiste lavorarci ancora. Tuttavia vedete che la scansione ha fatto vedere l'andamento del grafico, tuttavia ci possiamo chiedere, può un musicista riprodurre musica in questo modo, avendolo ingrandito? Sarà molto difficile, perché guardate, io ne prendo un pezzettino significativo, cioè non nullo come quello che appare adesso. E vedete che da questo istante a questo istante c'è un decimo di secondo, quindi un musicista non può avere una rapidità di riproduzione tale, ok? Questo è un grafico che va bene per essere letto da un sistema automatico, ma non da un musicista, ok? Quindi non può sostituire uno spartito. Adesso vogliamo partire da questo per vedere perché poi i segni della musica sono fatti in un certo modo. Notate anche una certa irregolarità di questo grafico, nullo in questo frangente. Possiamo dire, lo dico agli studenti del liceo, possiamo dire che queste sono funzioni periodiche ben definite? Assolutamente no, hanno andamenti oscillatori ma abbastanza disordinati, ok? Sono quindi il frutto, diciamo, di quello che poi da origine alle parole. Dietro questo grafico non si nasconde nulla di meglio rispetto al caso precedente, ma facciamolo suonare. Potrebbe andare più avanti, ma sentirete qualcosa di meglio. Mi sono trattenuto su 3 secondi per evidenziare che intanto questa cos'è? Sembra essere una sequenza di 5 note musicali, ok? Quindi qualcosa di diverso dalla voce. Se andiamo a fare un zoom in un punto, diciamo, iniziamo da un punto, ad esempio, vediamo dove vuole andare lui, probabilmente dall'inizio. A parte delle piccole zone un po' disomogenee, vedete che, ad esempio, in questo intervallo di tempo sembra che le oscillazioni siano abbastanza uguali tra di loro. Tenete conto che questo è stato registrato dal maestro in un ambiente abbastanza silenzioso, ma dove c'è un po' di rumore di fondo che corrompe. Tuttavia riconoscete una funzione molto più regolare, che potremmo voler chiamare periodica, perlomeno in un certo intervallo di tempo. Ed è infatti proprio alle funzioni periodiche che si associa la frequenza e che poi scopriremo da un attimo essere legata alla nota musicale. Ritorno sulla presentazione. Quindi abbiamo visto che questo che era il grafico della voce non può essere riprodotto da un musicista, serve uno zoom, ma questo zoom, ad esempio, come vi ho detto prima, ma almeno questa slide fissa meglio il concetto, per poter leggere questa
tutta la schermata copre solo 5 centesimi di secondo, non può essere la portata del musicista come segno per riprodurre la musica. E se prima avevamo un suono abbastanza articolato, quale la voce, qui abbiamo un suono più semplice, che è quello che abbiamo appena sentito, cioè una sequenza di 5 note musicali. Un segmento della prima nota riconduce a vedere 30 oscillazioni in 0,056 secondi. Potete farlo, avremmo potuto farlo insieme, avessimo avuto 3 ore di tempo, ma diventa noiosissimo, fidatevi del risultato. È stato contato quanto dura da queste oscillazioni e di conseguenza la frequenza risulta di 535 oscillazioni al secondo, cioè la prima nota è formata da un suono di 535 Hz. Ecco allora che vedete che al grafico il musicista, per riprodurre le note musicali, potrebbe sostituire la frequenza, ovviamente un dato molto più facilmente leggibile rispetto a dover seguire un'ondulazione veloce, ok? Stiamo cercando di migrare da quella che è il grafico, che qualcuno potrebbe anche chiamare forma d'onda, a quella che è una parametrizzazione, cioè dare un'etichetta leggibile a portata d'uomo, ok? E non a portata di macchina, di questo segmento. Però abbiamo abbandonato la voce, siamo entrati nel mondo dei suoni periodici che si identificano con le note musicali. Notate, volontariamente non sto dando un nome alla nota perché siamo ancora in ambito scientifico. Di conseguenza ecco che la nota per un fisico potrebbe essere scambiata dalla frequenza, al punto tale che con scetticismo il fisico potrebbe dire: ma allora perché li hanno inventati a fare? Bastava la frequenza, scopriremo invece il loro fascino. E voglio dire, tutto viene dato un po' anche alla storia che non vi racconterò io. La seconda nota è di nuovo periodica, ok, solo che stavolta per le oscillazioni si consuma in 0,062 secondi, e facendo un po' di conti non troppo difficili abbiamo 483 Hz. La terza nota 435, la quarta nota di nuovo 483, la quinta nota 385. Allora, nel momento in cui vogliamo, che comprendiamo che non può il musicista leggere quel grafico lì, gliene diamo in mano uno di più facile lettura, dite se siete d'accordo. Prima tentiamo di fare uno zoom, ma questo non va di nuovo bene, per i motivi di prima, è diciamo tutto mezzo schermo, quindi circa 70 cm di schermo, si consumano di nuovo in decimo di secondo, quindi questa soluzione non va bene. Mentre invece questa andrebbe decisamente meglio. Meglio perché? Perché questo pezzo lo sostituiamo con un numero e diciamo al musicista devi riprodurre 535 Hz per poco più di un secondo, poi 483, poi 435 scritto in verticale perché in orizzontale non ci stava, di nuovo 483 e poi 385. Questo va decisamente meglio, può essere un linguaggio che va in mano un musicista, ok? Però, e di nuovo mi rivolgo prevalentemente ai ragazzi, dico: ma abbiamo abbandonato un asse, l'asse Y se n'è andato, c'è solo il tempo e dei numeri, ok? Facciamo rientrare l'asse Y e sostituiamo ai numeri dei livelli che potrebbero essere le frequenze abbinate a quei segmenti di nota, ossia per un musicista sarebbe meglio così o meglio così. A prima vista una mentalità matematica ci dice questo sembra essere meglio perché trasforma i numeri in valori di ordinata usando anche la senso. Tuttavia il musicista in questo modo viene un pochino confuso, ok? E allora, intanto, visto che sappiamo che le note hanno un valore di denominazione, piuttosto che i valori che possono essere tantissimi, perché teoricamente potrebbero anche essere decimali, si capisce che è meglio usare un sottoinsieme di tutte le frequenze possibili che sarebbero infinite e ad ogni frequenza associare un
denominazione della nota. Si trovano diffusissime tabelle anche in rete, una delle quali è questa, dove vedete che abbiamo diversi do, diversi re, diversi mi, diversi fa, diversi sol, diversi la, diversi si, e poi io ho lasciato perdere il bemolle e il diesis per non confondere troppo, ok? Però almeno si vede che ad ogni nota è abbinata una frequenza. E la stessa tabella, per aiutarvi, cerca di identificare le note, ossia noi abbiamo fatto un percorso inverso rispetto al musicista. Quando avevamo il pezzo da 523 Hz, a che nota corrisponde? O meglio, il pezzo da 525 non ce n'è nessuna. Quella della prossima meglio è 523. Desumiamo che sia un do e poi chiediamo a chi sta facendo manutenzione al pianoforte che non è questo, mi spieghi perché non sono il do è 523 e io ho misurato 535? Ci possono essere molte risposte. Una potrebbe essere l'incertezza della misura effettuata, e lascio aperto questo problema agli studenti del liceo che magari ricordano come abbiamo fatto questo conteggio solo su 30 oscillazioni, oppure potrebbe essere il pianoforte non accordato. Piccolo sospetto che viene poiché anche tutti gli altri valori che noi abbiamo rilevato sono un po' più bassi rispetto a quello che corrisponderebbe alla nota appena. Comunque possiamo ricostruire allora da questa tabella che la sequenza di 5 note che abbiamo appena sentito sono un do, poi un, abbiamo detto, un si, un la, o meglio, un do, un la, un si e poi di nuovo un la e poi un sol, ok? Forse non l'ho ripetuta nella sequenza giusta, comunque le 5 note sono quelle di cui due si ripetono. Ecco allora che al musicista viene più comodo, più istintivo non usare la frequenza, bensì la denominazione delle note. Ma allora potrete usare questo e metto un do per proprio un secondo, un si, un la, non lo scritto in verticale perché lo spazio è piccolo, di nuovo un si, un sol. Però già che ci siamo, facciamoci aiutare dall'asse delle ordinate mettendolo un pochino meglio. Allora, ecco che potremmo inventarci un asse delle ordinate con un po' creando una piccola griglia a ogni riga della quale corrisponda una frequenza centrata su una nota musicale, vedete in questo caso il mi, sol, si, re, fa, e poi mettere, anziché un livello costante che confonde, un pallino che permette al musicista di dire da qui a qui devo usare questa nota che sta tra un si e un re, ok? E quindi probabilmente ha un valore di frequenza intermedio e così via, d'accordo? Sicché per orientare ulteriormente meglio il musicista, usare l'asse dei tempi può confonderlo. Sarebbe meglio portare la durata della nota sul simbolo usato per la nota stessa, e come preciserà il maestro, a questo punto ecco che il pallino viene corredato di altri simboli che permettono quindi di identificare non solo la frequenza della nota ma anche la durata. Ed ecco che siamo passati dal, diciamo, dal grafico gradualmente fino al linguaggio musicale caratterizzato dal pentagramma. Certo che però giocarci 5 linee, ok? Su 5 note, voglio dire, ha ancora tanti gradi di libertà, perché chiaramente se questa linea fosse sempre a 392 Hz, la nostra scala di note agevolmente riproducibile sarebbe, diciamo, molto limitata. E come preciserà il maestro, ecco allora che per fare un piccolo aggancio a livello matematico, questa chiave, ok, permette in questo modo di dire che corrispondenza di questo punto la riga appartiene al sol. Certo, poco intuitivo dal punto di vista matematico, ma ormai abbiamo abbandonato il linguaggio matematico e siamo passati all'affascinante linguaggio artistico, diciamo, del linguaggio musicale. Così come quando ha sempre la stessa durata una nota di questo simbolo, la scala temporale su cui fa un
come una volta ceduto il passo al linguaggio musicale. Poi, dato che avevamo lasciato in sospeso il titolo, per capire quindi come è bene che la musica abbia un linguaggio suo, ok? E che quindi, diciamo, pensare che un linguaggio scientifico possa sostituire un linguaggio musicale porterebbe, diciamo, a delle difficoltà non da poco, concludo, questa è la copia di quanto vi ho fatto vedere prima, che facendomi vedere, facendomi sentire, quelle cinque note di pianoforte, a questo punto, con un'interpretazione scientifica, io le ho tradotte in cinque pezzi di oscillazioni alle frequenze che abbiamo visto. Suonano meglio, suonano peggio, vediamo i risultati, assentiamo.
La scrittura musicale che oggi conosciamo ha avuto un percorso evolutivo nei secoli molto lungo. Addirittura troviamo accenni nelle fonti, nelle radici, nelle culture pre-cristiane, nella civiltà egizia, nella civiltà mesopotamica. La cantillazione ebraica, tardo medievale, consta già di segni ecfonetici che si ritrovano anche nella musica bizantina e che avevano il compito di riprodurre, di rappresentare delle formule stereotipe legate al canto dei libri in prosa della Bibbia. La prima civiltà che costruisce un sistema compiuto, un sistema musicale compiuto, è la civiltà ellenica, da cui la nostra cultura latina ha attinto nella storia. Grazie all'opera di Alipio, di Aristide Guiliano, di Gaudenzio ed altri. Della cultura musicale dei Romani non c'è pervenuto praticamente nulla, se non per opera di Severino Boezio, alcuni frammenti che ci indicano quanto la cultura musicale dei Romani fosse mutuata, attinta da quella greca. Ben presto, quindi, si è resa necessaria la necessità di segnare la musica per far sì che fosse tramandata ai posteri. Tutti sappiamo che la cultura in generale era tramandata oralmente e che, diciamo così, questo elemento faceva sì che buona parte della cultura poteva anche essere, come dire, poteva anche andare dispersa. I primi segni che vanno a denotare e vanno ad indicare, a notare la musica, sono segni estremamente, come dire, vaghi e avevano una funzione di rievocazione, di ricordare al corista, al cantante, il canto che già egli conosceva. Non aveva una funzione di fissare in modo preciso l'andamento, o meglio, l'andamento della musica o le caratteristiche precise della musica, ma aveva una funzione prettamente rievocativa. Ma ben presto appunto si è resa necessario notare la musica in un modo più preciso. Percorriamo velocemente e sinteticamente quelle che sono le tappe fondamentali della storia della notazione musicale. Iniziamo con la notazione alfabetica, che è certamente quella più antica ed è quella che la nostra cultura ha attinto dalla cultura ellenica. Si trattava di un abbinamento, ovviamente, di suoni legati all'alfabeto e questo veniva con l'alfabeto greco e anche per quanto riguarda la cultura occidentale latina si era mantenuto questo stesso tipo di alfabeto, proprio perché era stata attinta da quella cultura. Si trattava di melodie monodiche, melodie brevi, con un ambito molto ristretto. Peraltro, la notazione alfabetica la ritroviamo anche in civiltà di antica, di indubbia antichità, come la civiltà cinese, come la cultura indiana. Citiamo tre trattatisti importanti che hanno segnato la storia, questa fase della storia della notazione. Severino Boezio, già citato, filosofo, Ottone di Cluny, siamo nel X secolo, e Guido d'Arezzo, siamo nel XI secolo. Successivamente si è sviluppata una scrittura più grafica perché offriva all'interprete, all'esecutore, l'immediatezza utile per le esecuzioni pubbliche, mentre decifrare la musica dai numeri, come abbiamo visto prima dal punto di vista fisico, o dalle lettere, comportava passaggi molto più complicati. L'immediatezza del segno grafico è un pregio importantissimo per chi esegue musica.
Non dimentichiamo quindi la scrittura musicale alfabetica è stata relegata, si è relegata sostanzialmente a ambiti molto più ristretti nei secoli, al punto ad oggi di essere anche sparita, di essere comunque non più utilizzata per quanto riguarda la scrittura ordinaria. Non dimentichiamoci però che le chiavi musicali utilizzate nella nostra scrittura ordinaria musicale attingono da quel tipo di scrittura. Le tre chiavi che noi utilizziamo ordinariamente sono la chiave di Fa, la chiave di Do e la chiave di Sol. La chiave di Fa deriva dalla lettera F e ha un'evoluzione grafica ben precisa. La chiave di Sol deriva dalla lettera G, che rappresenta il Sol, e diventa la chiave di violino. La chiave di Do attinge dalla lettera C, che indica il Do, ed evolve, così come vedete in questo grafico. Le prime forme di canto gregoriano riportano neumi in campo aperto, posti sopra il testo sacro. Questi neumi erano segni, prolungamenti, potremmo dire, degli accenti delle parole greche, accento acuto, accento grave, accento circonflesso, e avevano il compito di indicare l'andamento melodico. Non indicavano assolutamente l'esattezza del suono, non indicavano quindi neanche in modo relativo l'altezza del suono e non indicavano assolutamente un ritmo, ma rievocavano, ricordavano a chi già conosceva il canto l'andamento della melodia. Aveva quindi una funzione prettamente rievocativa per chi già conosceva il canto. La musica liturgica omofonica della Chiesa Cattolica Romana ebbe un momento di fondamentale importanza con l'opera di Papa Gregorio Magno, 540-604. Egli riunì tutti i canti sacri liturgici utilizzati fino ad allora in un unico grande libro chiamato Epifanio e pretese da Papa che in tutte le chiese, durante le funzioni liturgiche, fossero cantati libri appartenenti a quel libro, a quel antifonare, a quel codice. Quindi impose l'utilizzo del canto gregoriano. E questo ha consolidato moltissimo quella che è la nostra cultura, questi sono i fondamenti della nostra cultura attuale, occidentale. Il canto gregoriano è giunto fino a noi grazie all'opera dei monasteri, delle abbazie e dei conventi, soprattutto benedettini, dove le musiche venivano trascritte su veri e propri codici. Famosi sono i codici di San Gallo in Svizzera, di Richenon e di Chartres in Francia, di Novaresa in Italia. Lo sviluppo del canto gregoriano è avvenuto grazie alla presenza delle scuole cantorum. Le scuole cantorum erano vere e proprie scuole dove i cantori venivano istruiti e imparavano i canti liturgici a memoria. La più importante è quella romana. Di solito nelle scuole cantorum c'era un maestro di cappella, il quale con gesti, con una gestualità che prelude a quella che è la direzione d'orchestra, si chiamano gesti cheironomici, cheirosmani, rievocava con una gestualità l'andamento della melodia, quindi inducendo ai cantori, ricordando ai cantori quello che era l'andamento della melodia, e dava anche un'indicazione di interpretazione. Probabilmente vedrete nell'ultima parte di questa conferenza, il maestro del coro dà indicazioni al coro su più livelli, non soltanto sull'andamento melodico, ma anche sulle dinamiche, sulla logica, che sarebbe l'andamento e la velocità, e quindi tutta un'altra serie di elementi che comunque compongono, fanno parte della logica. Il canto gregoriano lo troviamo essenzialmente sotto tre forme: forma monodica, eseguita da un solo oppure da un gruppo di monaci, un gruppo di voci, in forma responsoriale, solo in contrapposizione con quel gruppo di voci, o in forma antifonale, due gruppi di voci che dialogano fra loro. Nell'uso storico di questi neumi è nata l'esigenza di cominciare ad avere dei punti di riferimento. Si comincia ad attirare una linea,
e i neoni hanno cominciato ad essere posti sotto o sopra questa linea per definire meglio un andamento, per essere precisi dell'andamento. Questa è la notazione diastematica. Ad una prima linea si è aggiunta una seconda linea, una terza ed una quarta linea. Guido d'Arezzo nell'undicesimo secolo, monaco benedettino 991-1033, ha teorizzato e prolungato, reso pubblico, diciamo così, l'utilizzo del tetragramma. Tetragramma, sistema formato da quattro linee e quattro spazi. Da quattro linee e tre spazi. Nel suo trattato Micrologus ha teorizzato un sistema per far imparare ai cantori i canti gregoriani. Questo sistema si chiama solmizzazione e faceva uso della famosissima mano guidoniana, sulla quale mano egli ha segnato la posizione dei suoi tre esacordi, l'esacordo naturale, l'esacordo duro, l'esacordo molle, e utilizzava appunto, indicando sulla mano, la posizione di questi esacordi per trasmettere ai cantori come dovevano cantare, come dovevano imparare. Quindi egli ha teorizzato il tetracordo e ha codificato la modalità di scrittura sul tetracordo, utilizzando le linee e gli spazi. Non solo, ha anche teorizzato e resa, diciamo così, una consuetudine consolidata, l'utilizzo della scrittura quadrata e romboidale, che poi diventerà rotonda solo più avanti, per questioni di stato, ma anche per questioni di leggibilità. Ha cominciato per primo ad utilizzare i colori per individuare, per meglio individuare a colpo d'occhio, ecco quanto è importante il colpo d'occhio, e tornerà spesso questo elemento, perché il segno grafico dà a chi esegue il colpo d'occhio utile che gli serve nel momento in cui deve improvvisare, anche solo improvvisare, ok? O comunque di fronte a un pubblico. E quindi il grafico ha, o comunque il segno ha una valenza molto più ampia che non la lettera o che non un numero per chi deve interpretarlo. Ha peraltro teorizzato il nome delle note, ha dato il nome alle note. Facendo cantare i suoi cantori questo inno, l'inno a San Giovanni, che è famosissimo, perché ha studiato storia della musica, questo è un punto fondamentale della storia della musica, l'inno a San Giovanni. Il primo verso di San Giovanni è formato da una melodia che cresce gradualmente. Ha utilizzato le prime sillabe di ogni frammento e ha attribuito a quei suoni un nome: ut, re, mi, fa, sol, la. Questo era il suo esacordo: ut, re, mi, fa, sol, la, esacordo, sei corde, sei suoni. Successivamente si è introdotto il settimo suono e si sono utilizzate le due lettere S-I ed è diventato SI il settimo suono. Successivamente, siccome UT era difficile da intonare per i cantori, si è cambiato UT con DO, DO di domine, quindi si è fatta questa variazione perché è molto più facile da intonare. UT queant laxis resonare fibris, mira gestor, famoli tuor, sol de volluti, labi reatu, sancte Ioannes.
le meraviglie delle tue gesta, sciogli il difetto del labbro debole. San Giovanni. Cedo la parola a voi. Stiamo parlando di un messale che è della fine del 400. Questo
già in epoca di stampa, andate bene, c'è già la stampa, però questi corali erano talmente grandi che non potevano essere stampati sotto il torchio, perché continuano anche, ancora nel 600, addirittura nel 700, ad essere manoscritti su pergamena, come questi corali. E anche questo è sempre un graduale, sempre di grandi dimensioni, la decorazione è a filigrana, tipica di Ure, anche nei corali, chiamiamola filigrana, e in questo caso sappiamo invece che è del monastero della Cervara, una comunità benedettina. E quindi in questo caso di nuovo siamo già parte del 1400 e parte del 1500, questo graduale. E poi invece qui abbiamo il libro d'ore che diceva ad uso individuale. Le dimensioni sono queste. E questo sembra addirittura una notazione in campo aperto, che non sembra avere rigo. In realtà il rigo c'è, perché sfrutta la rigatura che veniva fatta dagli amanuensi della pergamena per poter scrivere in ordine, senza andare storti. E quindi esiste in realtà questo rigo musicale. Ecco, qui abbiamo l'inizio di questo libro d'ore con una bellissima lettera storiata che è la nascita della Madonna. E abbiamo anche in fondo alla pagina, come vedete, questo libro d'ore era l'uso di qualche nobile, probabilmente una donna, e non sappiamo però quale sia, perché probabilmente è rimasto un po' incompleto questo stemma e quindi non ci ha consentito di identificarlo per bene e sapere di chi era. Stiamo parlando di scuola senese, anche qui, della seconda metà del 400. Questo invece è stampa, questo è un messale a stampa. E questo, vedete, la musica mi consente di dirvi un po' come veniva stampata la musica all'inizio. Qui siamo, è un messale del 1571, stampato a Roma, si legge in fondo dai Pierini di Bartolomeo Fanetti e Giovanni Varisco. Questo sistema per stampare la musica, perché ci hanno messo un po' a capire come si poteva stampare la musica, è stato inventato da un italiano, tanto per cambiare, Petrucci, a Venezia nel 1501, che aveva ideato questo metodo della triplice impressione. Quindi, prima veniva stampato il rigo intero, che normalmente era rosso, e le parti in rosso del foglio, e poi le note, nella scrittura mensurale bianca, con la testa di note di forma ovoidale, e infine il testo letterario. Quindi, il foglio andava sotto il torchio tre volte, era un sistema dispendiosissimo di tempo e di denaro. Per questo costava tanto questi libri a stampa, e quasi, nonostante il costo dei libri e manoscritti fosse altissimo, quasi conveniva ancora quando il manoscritto. E quindi poi vedremo che ci saranno degli altri modi. Un contenuto è quello che vedete da vicino, questo metodo di stampa. E un suo coetaneo, romano, antico, seguì invece il metodo della xilografia. Quindi cosa veniva fatto? Foglio, cioè i libri venivano stampati normalmente sotto il torchio, lasciando lo spazio bianco per poter poi aggiungere con lo stampo xilografico la musica. Questo naturalmente andava bene solo in situazioni come questa, dove quella che vedete, che è un libro del 400, questo incunabolo, è stato stampato nel 1497 ed è una pratica musice di Franchino Gaffurio, che è stato agente.
era prevalente rispetto al testo, era solo una piccola parte esemplificativa. Allora, in questo caso, fare le sitografie apposta per mettere produrre la musica aveva un senso, invece i libri che sono prevalentemente musicali non aveva senso. Adesso poi vediamo come si vede da vicino, addirittura qui si vede bene che quasi la sitografia andava a coprire il testo, quindi era anche un lavoro di precisione, sempre un lavoro tecnico di precisione assoluta la stampa, quello che dicevo prima. Passiamo da lì. Ti restituisco la linea. Con l'avvento delle prime forme polifoniche e con la nascita del contrappunto si va definendo sempre di più l'esigenza di individuare l'esatta o una più precisa durata dei suoni e dei silenzi. Nasce il ritmo. I segni cominciano ad avere una connotazione più precisa e a questi segni si cominciano a attribuire dei valori. Nascono la brevis, la semi brevis, successivamente nasceranno la minima, la semiminima e poi ancora, ma questo ancora più avanti, la fusa e la semifusa che verranno chiamate successivamente crona e semicrona. Cioè si va arricchendo tutto l'aspetto grafico della notazione che comincia a definirsi in un modo sempre più netto. Quindi inizialmente definendo l'altezza dei suoni, definendo sulla base di un tetragramma che abbiamo visto, successivamente con una forma delle note tale da attribuire un valore preciso o più preciso. È molto importante in questo XII secolo l'opera dell'Ars Antica della scuola di Notre Dame. Non posso non citare l'opera di Magister Perotinus, di Magister Leoninus, di Francone Petrus de Cruce, di Adam de la Halle. Così come, nell'epoca successiva, nell'Ars Nova, non posso non citare l'opera di Matteo da Padova e di Filippo Ritri, che grazie al suo trattato Ars Nova Notandi ha gettato le basi di quella che è la notazione che oggi conosciamo e che ancora oggi utilizziamo ordinariamente. La polifonia e il contrappunto si vanno sviluppando a tal punto che nascono appunto la minima, la semiminima, i valori sempre più brevi, sempre più veloci. Il contrappunto fiammingo è di per sé un fior all'occhiello, è di per sé un momento di grande lavoro contrappuntistico, di grande precisione contrappuntistica. Non posso non citare Orlando di Lasso, non posso non citare Filippo De Monte, la scuola veneziana di Andrea e Giovanni Gabrieli e la scuola romana con un nome che da solo dice tutto, nel senso Giovanni di Luisa Palestrina è considerato un sommo nell'arte rinascimentale del contrappunto. Luca Marenzio, Carlo Giordano Venosa, Claudio Monteverdi, che verranno dopo. Nel Barocco 1600 nascono nuove forme artistiche musicali. Nasce la tonalità. Funziona così. Nasce la tonalità. Si moltiplica l'utilizzo degli strumenti ad accordatura fissa. Si era partiti con il virginale alla spinetta, siamo al clavicembalo, arriveremo al forte piano e successivamente al pianoforte. Ma siamo già oltre 600. Nasce il recitare cantando, che è precursore del melodramma, dell'opera lirica. E quindi la notazione musicale si arricchisce di simboli che devono in qualche modo tradurre in segni grafici gli effetti sonori del fermento culturale musicale di quei secoli e quindi si arricchisce di simboli nuovi. L'epoca classica 1700 e quella romantica 1800 suggellano quello che già nel 600 è successo, è avvenuto. La nostra scrittura, quella che noi utilizziamo ordinariamente oggi, anche per la musica pop,
jazz, blues, anche per la musica contemporanea e intesa popolare, è esattamente quella fissata, quella ottenuta, quella raggiunta, perfezionata in quei secoli. Ed è quella che si studia in conservatorio. Grazie. Canto conotico accompagnato dagli strumenti. E qui vediamo un esemplare di questo filone. Tra i notevoli pezzi posseduti dalla biblioteca abbiamo alcuni esemplari che sono unici al mondo, che è difficile per dei tipi a stampa, sui manoscritti sono sempre unici, ma per i tipi a stampa è difficile. Ecco, questo è le musiche da cantare solo nel clavicordo, chitarrone, arpa doppia ed altri strumenti simili di Sigismondo Ludwig. Stiamo parlando di un signore che è nato nel 1582 ed è morto intorno al 1629, che sono stampate a Milano attraverso le reti di Simontini e Filippo Romanzo Compagni. E qui vedete questo bellissimo frontespizio inciso, questa è una lastra di rame, frontespizio inciso. E qui quello di cui parlava il maestro Monteverdi. Qui abbiamo l'Orfeo, la favola di musica dell'Orfeo, che insieme al Sigismondo Lidia ci permette di capire un'evoluzione determinante della stampa musicale. Finalmente siamo appunto nel 600, iniziamo alla fine del 500, ma poi nel 600 soprattutto, finalmente si fonde il carattere musicale a stampa. E quindi, come vedete qui, la stampa può essere fatta finalmente in un'unica impressione. La pagina di musica veniva composta a caratteri metallici mobili, poiché ogni nota veniva considerata come una singola unità tipografica con i caratteri normali a stampa, di modo che ogni carattere fosse rappresentato dalla nota con la sua gamba, la chiave, il segno musicale e il relativo pezzettino di rigo. Dalla giusta posizione delle note e del carattere nasceva l'intero tetragramma, con le note nella loro giusta altezza melodica. Ecco, e questo è un'innovazione tecnologica per cui era molto esperta una famiglia di tipografi che operava a Venezia, che si chiamavano di Gardane. Ecco, qui com'è, è l'evoluzione che continua. Come diceva il maestro, arriviamo poi all'Ottocento e al Novecento. Un bel salto, Che cos'è questa romanza? Forse una volta, con le parole, i versi di Lorenzo Specchetti. Perché abbiamo scelto questa? La biblioteca è ricchissima di partiture musicali ottocentesche, anche popolari, canzoni da salotto borghese o anche popolare, accompagnate normalmente da voce e pianoforte. Lì ne avete una rappresentanza piccolissima, ne abbiamo molte, che appartengono sostanzialmente a due fondi, uno del fondo dei Gaudenzi che è stato acquisito negli anni 50 e l'altro il fondo Ferruccio Calogli che invece è stato acquistato negli anni nel 46, sempre in America. Abbiamo scelto questa romanza che tra poco il maestro ci farà sentire. Perché Lorenzo Specchetti è stato il direttore della biblioteca universitaria. Chi era? In realtà Lorenzo Specchetti è uno pseudonimo, il signore si chiamava Olvido Guerrini ed è stato un poeta, procuratore, intellettuale, era anche un bibliofilo, piuttosto noto ai suoi tempi. Era nato a
Bologna, no, forse a Forlì, che poi ha vissuto soprattutto a Bologna, e stiamo parlando di una persona che è nata nel 1845, tanto per quadrare perché non dimentico, che non lo sapete, e questo signore nel 1870 ha pubblicato una raccolta di poesie che si chiamava Postuma e che è uscita appunto a nome di questo Lorenzo Fedeli. Lui nella prefazione diceva: l'ho trovata, è una raccolta fatta da un mio cugino Lorenzo Stecchetti che è morto di tisi, poverino, a 30 anni. Questa raccolta fece un grande scalpore. Questa romanza fa parte, diciamo, delle parole fanno parte di questa raccolta postuma. Poi si capì subito che era lui, no? E dentro a questa raccolta di poesie c'è un canto dell'olio che è formidabile, perché lui insomma fece di scandalo perché era blasfemo, c'erano riferimenti erotici e c'era di tutto un po', era un personaggio molto incredibile, e anche cose invece parti più romantiche come la romanza che ascolteremo. E dicevo che questo signore fu anche bibliofilo, ma fu soprattutto un funzionario dello Stato, nel senso che fu direttore della biblioteca universitaria di Bologna e poi, come racconta lui, nella prefazione di un altro suo volume, che questo è uscito postumo, perché è morto nel 1916, l'arte gli avanzi della mensa, che era un libro di ricette culinarie, perché era un gran gustaio. E lui, durante, quando scoppia la prima guerra mondiale, lui è già in pensione praticamente, però si rimette a disposizione del ministro e chiede di poter essere ancora utile. Lo manda a Genova a dirigere la nostra biblioteca. E io vi voglio leggere questo pezzettino. Ma venne la guerra, la grave età mi impediva di prendermi una parte fisicamente attiva come mio figlio. Mi offersi quindi al ministro come pronto a servire dappertutto dove occorresse, anche come semplice usciere, per serbare il posto a qualche chiamato, non volendo restare inutile ed ozioso in questi oscuri giorni. Il ministro, reputandomi ancora capace e non indegno, mi nominò bibliotecario dell'Università di Genova, perché gli fui e gli sono gratissimo. Ah, quell'inverno passato a Genova, lo gustai come uno spicchio di paradiso terrestre e mi sembrò di ringiovanire. La biblioteca del mio appartamento era un po' alto sul livello del mare. Contavo 300 scalini precisi ed io li salivo e li scendevo due volte al giorno, 600 saliti e altrettanti discesa, quanto sono? Disinvolto, fiero e dimentico dei miei 71 anni. Aggiungete le salite e le discese di cui Genova non è avara e vedrete se non avevo ragione di vantarmi. Ed ero ringiovanito quando, prima dell'apertura dell'ufficio, andavo con la figliola a spendere o in pescheria o nel mercato degli ortaggi, comprando bestie o erbe a noi sconosciute e causa di disillusioni che a tavola ci facevano vivere. Ero occupato come desideravo, in mezzo ai libri e nella stanzetta lassù in alto, se c'era un raggio di sole, mi si posava sul tavolo. Finito l'orario d'ufficio, scendevo per un vicoletto in faccia all'università, quello appunto dove Goldoni si innamorò della sua Nicoletta, come ricordo l'epigrafe, e attraversata la via Pre, calavo al porto, illonando, osservando e fumando senza un pensiero al mondo. Gli impiegati erano brave persone che non avevano bisogno di stimoli per lavorare, uniti e d'accordo come una buona famiglia. E i professori stimavano la biblioteca pubblica come res manci, né il bibliotecario come davo da comandare l'oro serve. Oh, stelle, parlo con un chiarissimo. I genovesi che trovai così diversi
dalla fama che mi offende da Dante in qua, mi coprirono di cortesie e temo che il mio naturale, poco espansivo, e quella retroattenza che i miei amici dicono modestia, ma che in fondo viene da una timidezza che mi fa fuggire dall'esteriorità così care a tanti, mi abbiano fatto comparire più rosso del vero. Credono però che io servo di loro e di Genova così grata memoria da chiedersi cosa qui, come faccio se non corrisposi come avrei dovuto a tante gentilezze e cortesie. Ciao. Forse una volta al tuo balcone seduta, delle tremule stelle ai bianchi rai, lontano, lontano, per la notte udrà un grido che si spegne e ti saluta. Qui tra i fiori, dove prima io t'ho veduta, una lacrima un dì ritroverai, ma ti parrà rugiada, e coglierai per i tuoi capelli il fior dove è caduta. No, rugiada non è, che al tremolio del sole biancheggia come vivo argento, ma le vestigia sono del pianto mio. Non è quel grido, grido del vento, ma son io che mi muoio e che ti invio l'ultimo bacio e l'ultimo lamento. Posso dire una cosa secondo me importantissima, è poco cattolica. Allora, molti non sanno, anzi il 99% dei musicisti, che quando suonano con il diapason sulla fondamentale a 440 Hz fanno un omaggio alle torture naziste di Hitler. Prima il diapason era a 432, poi quei torturatori di Mengele eccetera, su quelli che erano dentro ai lager, hanno sperimentato che abbassando di un semitono scarso da 400, cioè alzando da 432 a 440 come si usa adesso, si entrava in vibrazione non solo di padiglione regola, diciamo, di timpani, ma anche del cervello degli ossicini, che aumentava l'aggressività e si picchiava tra loro i reclusi, perché tutto vibra. Se voi mettete un bicchiere di cristallo, tim, se c'è una soprano che fa una nota, esplode, si rompe. Se mettete una chitarra che ci fa le casse, vedete che corde vengono da sole. Ecco, tanti, l'altro Piazzolla suona 432, tutti quelli che suonano 440 fanno un omaggio alle torture naziste. Grazie. Quello che è stato detto adesso è il famoso discorso sull'accordatura aurea, sulla grandissima diatriba che c'è stata nel secolo scorso e anche nel Novecento, riguardo l'intonazione, l'accordatura dell'A. Alcuni studi ritengono che l'A 432 sia più in sintonia con le onde alfa, con alcune secrezioni della ghiandola pineale, anche alcune molecole del nostro corpo. È una piccola digressione questa, vista la provocazione, se posso permettermi. Storicamente tutto questo ha avuto una connotazione anche politica. Giuseppe Verdi si è espresso, i Pink Floyd si sono espressi. È molto ampio il discorso, ma usciamo dal tema. Forse una volta. Oh.
c'è anche un metodo per la comparazione,
tavolature, quindi la vediamo più da vicino, vedete che ci sono le lettere dell'alfabeto anziché i numeri. Ed era tutta la rovescia, il posto dei numeri sono le lettere, la porta vuota, il primo tasto, e così via, e la linea superiore del tubo simboleggia la corda più appunta, quindi esattamente l'opposto di quella italiana. Questa copia del Thesaurus di Pesaro è particolarmente interessante, a parte che è un libro che non è molto, è abbastanza raro, è particolarmente interessante perché ha un sacco di tavolature aggiunte alla mano, da una mano che è stata realizzata in Ligure, quindi potrebbe anche essere un gesuita, perché anche questo è un volume che fa parte della libraria dei gesuiti, e tra le tavolature aggiunte c'è una sconosciuta, Le Mans Monsieur di John Dowland, che era un compositore irlandese di Dublino, molto eclettico, che recentemente, niente poco di meno, la pop star di Sting ha ripreso lo suo CD, che ha fatto un CD molto, ha avuto anche un certo successo. Adesso concludo il mio intervento su notazione approdando al 900, un secolo di un grande fermento culturale, un secolo importantissimo, perché si è sperimentato, si è cercato di andare oltre quelli che sono gli schemi dentro i quali si è, come dire, basata tutta la musica fino a quel secolo. Da un lato abbiamo avuto uno sviluppo destrutturante, dall'altro uno sviluppo della musica popolare, jazz, pop, leggera, blues, gospel, okay? E musica elettronica. La musica intellettuale è andata oltre gli schemi, e le strutture che fino al 800, fino ai primi del 900 sono stati utilizzati nella musica tonale. Ci sono stati esperimenti molto importanti legati alla politonalità, cioè più tonalità contemporaneamente. Darius Milhaud, Aaron Copland, la dodecafonia di Arnold Schoenberg, che è semplicemente un modo per organizzare in modo differente la atonalità, cioè tutto quell'ambito che è esterno al concetto di tonalità, di fulcro tonale. La musica quindi atonale fu sperimentata anche da Alban Berger, Anton Weber e Varese. La musica aleatoria di John Cage, Silvano Bussotti, Maderna, Berio, Nono, sono tutti grandi nomi, grandi intellettuali. La musica elettronica a partire da Stockhausen. C'è stato un grandissimo processo di destrutturazione della forma, andare al di là delle forme fin qui utilizzate. Destrutturazione del ritmo, della melodia, dell'armonia, intesa così come fin qua si era intesa. Si è andati oltre il sistema musicale occidentale stesso, che è basato sui semitoni, sulla divisione dell'ottava in 12 parti uguali chiamate semitoni, andando su intonazioni di quarti di tono, più vicina alla musica orientale per certi aspetti, altri non per certi aspetti, per questi aspetti. Quindi esperimenti veramente molto importanti. Il segno tende a perdere una parte della sua funzione denotativa, cioè a rappresentare quel tale effetto sonoro, e acquisisce una forma più connotativa, tende a coinvolgere e a suggerire più livelli, non soltanto più il livello sonoro, ma il livello psicologico, il livello emotivo, il livello teatrale, il livello comportamentale, metasemico e il livello estetico. Alcune partiture di John Cage, citavo John Cage, ma ce ne sono altre, sono delle vere opere d'arte,
sono delle vere opere d'arte e non necessariamente devono essere tradotti in effetti sonori, perché di per sé hanno, raggiungono un livello che va oltre, ma è un campo vastissimo questo. D'altro canto, dall'altra parte, la musica popolare, la canzonetta, pop, leggera, jazz, blues, hanno affermato degli stili specifici. Tutti questi fermenti culturali e musicali hanno richiesto e chiedono una, come dire, notazione adeguata che ha dovuto produrre dei segni utili per questi tipi di, per questi stili. Cedo la parola alla dottoressa Cattareggia, vado a preparare il corpo e la parte finale. Grazie. Lo fa con una materia, suono e lo silenzio, il cuore.
cui dimensione, forma, temporale, ha incontrato negli ultimi decenni la nube, anche tossica, della rivoluzione tecnologica, venendosi a sommare a più antichi strumenti un vero e proprio universo acustico e mentale completamente nuovo, dalle potenzialità promettenti, l'utopia raggiungibile, al giorno d'oggi al compositore appare come naturale un forte senso del possesso di segreti, ogni astrattezza chiarificata, misurabili tutti i fenomeni e riproducibili e imitabili, sembrerà essere la spiegazione universale per quella fra le comunicazioni umane, la musica privilegiata soprattutto. Allora, vado alle ciance, andiamo a cantare qualche brano per chiudere questa conferenza e soprattutto abbracciamo uno stile più pop, più leggero, più brillante, più, come dire, uno stile un pochino più da canzonetta. Vi proponiamo Cantus Iteratus di Carl Jenkins, vi proponiamo che è un, diciamo, un brano classificabile nel New Age, vi proponiamo il gospel Freedom is Coming, vi proponiamo di Yabba, Take a Chance, Dancing Queen, The Beach Boys, Barbara Ann, e chiudiamo l'intervento con The Mass degli Era, anche questo uno stile New Age. Quindi andiamo su, diciamo, un ambito New Age, per cominciare e per concludere, diciamo più disco dance per quanto riguarda la parte intermedia, gospel, lo chiamano gospel, e comunque abbracciamo i generi, diciamo, più, come dire, più brillanti che ci piacciono di più, diciamo così, ecco, noi ci teniamo a questo. Grazie.